Mi chiamo Serafina Izzo, ho sposato un signore cilentano, ma non sono cilentana, però sono 50 anni che sto qua, quindi sono stata adottata dal Cilento. Ma quando sono venuta in questa casa ho trovato la casa delle meraviglie, perché pensando a questa scuola che è in casa, io mi sono sempre fatta la domanda perché, perché, perché. Poi certamente mia suocera mi raccontava tutta la storia. Perché a Rocca, stiamo parlando all'inizio del Novecento, scuole non ce n'erano. C'erano quasi tutti analfabeti, tranne qualcuno un poco più fortunato che andava in collegio e andava a studiare. Poi quando il signor Baccaro, che sarebbe nonno, andò a Salerno per prendere dei cartacei perché lui stava sul comune, incontrò questa maestra, questa giovane maestra, e pensò, dice, sarebbe il caso di farla venire a Rocca per la scuola, per insegnare a bambini di scrivere, magari il loro nome, qualcosa, perché nessuno sapeva scrivere. Fu fatta una delibera sul comune, andò a Salerno e chiese a questa giovane se volesse venire a Rocca. Lei è venuta in carrozza perché non c'erano mezzi di comunicazione, è venuta a Rocca, si è innamorata subito del paese ed è rimasta. È rimasta, ma lui era stato ospitato da una famiglia in paese e insegnava in questa casa, in una famiglia. Poi man mano questo giovane cominciò a pensare a questa maestra, si innamorò, se la volle sposare. Sposando questa maestra, fece questa stanza sul portone di casa sua, perché non voleva che stesse in un'altra casa. Quindi la maestra, che sarebbe la nonna di mio marito, ha insegnato in casa. Fortunatamente le ha insegnato è venuta nel 1908, si sono sposati il 14, poi ed è rimasta qua. È stata, possiamo dire, sempre una prima femminista perché comunque ha lasciato Salerno, ha insistito con la mamma perché volesse tornare, restare qua. La mamma certamente non voleva perché dice, tu come fai ad abituarti a stare in un paese dove non c'è niente, non c'è luce, non c'è acqua, non c'è niente, come fai ad abituarti? Siamo agli inizi del Novecento, non c'era niente, erano solo contadini e pastori. E lei invece disse no, resto, e restò. Si è sposata e ha insegnato in casa. Lei faceva prima, seconda e terza, però tutto regolarizzato col comune, stipendi, tutte queste cose qua. Quindi lei ha insegnato per parecchi anni, fino al 49. Faceva prima, seconda e terza, la terza nelle prime ore del mattino, poi più tardi la seconda, se verso mezzogiorno la prima, perché c'erano più piccolini e potessero dormire un poco di più. Ed è stata innamorata dei suoi alunni. E io leggendo ho trovato questi registri che sono preziosi, per me carissimi, proprio cari cari. E sfogliando questi registri ho potuto sapere la storia del paese. Io non sono nata qua, io vengo da Napoli. Non ho conosciuto la nonna, perché la nonna è morta il 49, io sono venuta qua il 71, ma l'ho conosciuta attraverso i racconti della figlia, sarebbe mia suocera, di mio marito, il nipote. Attraverso i loro racconti, ma maggiormente l'ho conosciuta come se l'avessi sempre vista, l'ho conosciuta attraverso i racconti del paese. Gli alunni quando entravano in classe prima di tutto venivano guardati se erano puliti o non puliti, poi all'impiedi,
diceva la preghiera ogni giorno, la preghiera quando entravano e quando uscivano, sempre. Il crocifisso è stato sempre messo là. Gli alunni non avevano niente in quell'epoca. Allora, sta scritto fin anche che la maestra portava un quaderno ogni giorno e staccava una pagina del quaderno per darla ai bambini, una a una, una pagina per ciascuno. Poi lei li raccoglieva e li conservava. All'epoca non c'erano né penna stilografica né penna a biro, c'era soltanto la penna col pennino. Il pennino si intingeva nell'inchiostro, questi sono i buchi dove si conservavano le boccettine con l'inchiostro, bagnavano nell'inchiostro e scrivevano. E ci doveva essere la carta assorbente, sempre vicino, che asciugavano questo inchiostro. D'inverno faceva tanto freddo, poiché la casa era qua, la scuola era in casa. La maestra mandava a prendere un po' di fuoco nel camino e la metteva qua in mezzo alla stanza per avere un po' di calore per i bambini, specialmente i piccolini che sentivano tanto freddo perché non si poteva stare, faceva troppo freddo e quindi col braciere. La cattedra in classe era un tavolo pesantissimo di legno di castagno. I banchi, anche se fossero stati di abete, ma li facevano stesso nel paese, tutti di legno. Uno in un modo, uno in un altro, in un altro. Secondo, magari erano stessi i genitori dei ragazzi che costruivano questi banchi. All'epoca di nonna il grembiule non esisteva, non c'era, perché non avevano tanto la possibilità di farsi cucire un grembiule. Quando poi sono andata a scuola io, stiamo parlando 70 anni fa, avevo già il grembiulino nero con il fiocchetto. Nelle classi lei le controllava così, le materie erano. La prima cosa igiene, poi faceva religione, poi il disegno, calligrafia, la lingua italiana, aritmetica e geometria, poi nozioni varie. Per esempio, i lavori d'autunno, la vendemmia, la raccolta delle castagne, il freddo, i mezzi di riscaldamento che avevano, il ritorno delle rondini. Poi continuava storia e geografia. Queste sono le materie. Mia nonna non metteva il voto, metteva il 6, 7, non esiste. Metteva soltanto le assenze, tante assenze. Però metteva il giudizio, su ogni bambino leggeva nell'animo, metteva il giudizio com'era, da dove veniva, come se ce la faceva a studiare, ci poteva fare, non ci poteva fare. Poi a lei dispiaceva tanto dare un castigo, perché ci stava la bacchetta sulle mani, c'era la lavagna che adesso non c'è più, il crocifisso c'è, tutte queste cose. Ma la lavagna metteva dietro in castigo, dietro la lavagna, questo dispiaceva perché un giorno mi raccontava un signore in paese, un giovane in paese, disse la mattina dopo, ieri sabato sono venuto a scuola e la maestra mi ha rimproverato, però la mattina dopo, quando ci siamo incontrati davanti alla chiesa, perché ero andata a messa, la maestra mi ha chiamato. E ha detto, sai, io ieri sono stata male perché ti ho rimproverato, non farlo più. Capisci che avevi sbagliato, ma io sono stata più male di te. Quindi la sensibilità di questa donna è straordinaria. Poi se leggiamo qualche pagina, e ve ne posso leggere magari una pagina dell'ultimo giorno di scuola, è veramente da emozionare. È molto molto sensibile. Anno scolastico 31-32, l'ultimo giorno di scuola. Senza voler posare a poetici, è un fatto vero che l'ultimo giorno di scuola è un giorno di commozione. Io voglio bene ai miei scolari e se la prospettiva delle vacanze mi sorride, provo un'indefinibile tristezza a lasciare per 2 mesi i miei ragazzi. Quelli buoni e bravi, che sono la mia gioia, quelli un po' tardi, che
che mi sono costate tante faticose cure. Quando gli alunni si sono tenuti 3 anni, si sono presi zotici, ignoranti, e si sono portati dalla prima classe fino alla terza, dalle vocali sino alla composizione, dal numero 1 sino alle 4 operazioni, quando li abbiamo trasformati noi con il nostro esempio, con la nostra parola, quando li abbiamo visti crescere e robustirsi e li abbiamo sentiti affezionarsi ogni giorno più a noi, oh, allora l'ultimo giorno di scuola è più triste ancora. E nell'ultimo giorno io scordo ogni fatica mia, ogni mancanza loro. Trovo per tutti la parola buona, il consiglio affettuoso, il bacio. L'ultimo giorno sento di essere più affettuosa del solito. Esprimo alla mia scolaresca il mio dispiacere nel dover lasciarla. Dico che perdono ogni mancanza, che ho amato tutti i miei fanciulli, i buoni e i cattivi, che ho sofferto quando mi sono dovuta mostrare severa. Raccomando a tutti la bontà, lo studio, la gratitudine per chi li ha amati. Dico che gioirò se saprò che i miei alunni diventeranno abili operai e onesti cittadini. Adele Mazzei. Io, se la potessi avere un attimo qua, potrei dirle soltanto che l'ho amata, l'ho stimata prima di tutto. Ho detto che lei è stata una grande donna, vorrei essere anch'io così, vorrei avere la sua stessa forza. Speriamo che me la dia, anche se dall'altro mondo. Thank you.